Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Allora, oggi iniziamo con un altro semplice tutorial. Ho utilizzato le Ginkgo in questo caso per fare questi orecchini e l'idea mi è venuta perché la parte superiore di questo progetto l'ho fatto per l'orecchino Billo. Mentre facevo nuovamente un altro orecchino, ho pensato così, dico quasi quasi, lo faccio anche nella parte sottostante e viene un bel modulino. Effettivamente è venuto un modulino molto semplice, veloce, però molto grazioso. Ecco, ne ho fatte due versioni, una con una monachella e una goccia molto lunga e poi un'altra versione invece con un perno Swarovski, con cristallo Swarovski e con una goccia barocca Swarovski. Ecco, e questo bellissimo colore matte delle Ginkgo. Poi, visto che questo, diciamo, modulino mi intrigava molto, ho fatto anche il braccialetto, che purtroppo non ho potuto finire perché sono quattro moduli e mezzo, l'altra metà mi sono rimaste soltanto due Ginkgo di questo colore e quindi me ne manca una. Non ho potuto farvi vedere il lavoro finito, però sono riuscita a lavorare tutto con lo stesso filo, non sono vari moduli attaccati, quindi secondo me anche più morbido, ecco, viene un braccialetto molto carino e sarà probabilmente l'oggetto del prossimo tutorial se ritrovo queste Ginkgo, ma penso di sì. Ora vado a vedere. E adesso vi elenco i materiali che occorrono per fare questo orecchino. Intanto servono delle rocaglie, io ho utilizzato rocaglie della Toco, le 110, se non sbaglio le PF 557, ma non sono sicura. Sono permanent finish, ma non mi ricordo il loro colore. E faremo chiaramente l'orecchino di questo colore, eccolo qui, matte velvet ruby, bellissimo, un colore veramente veramente bello. Poi pochissime, soltanto 4-5 rocaglie 8-0, anche queste sono le Toco, ma vanno bene anche le migliori assolutamente. Poi sempre soltanto in questo progetto, perché nell'altro non serviranno, delle rocaglie Miyuki 15-0 color oro. Poi chiaramente un perno di cristallo Swarovski ed una goccia barocca, sempre Swarovski, molto molto bella. E poi vi farò vedere anche in corso d'opera, visto che tanto il progetto è molto semplice, come unire dei componenti inseriti, vedete, con il foro in questa posizione. Anche questo ha la stessa particolarità. Si può ovviare chiaramente con un anellino, però l'anellino è un anello debole di questo orecchino perché l'anellino tende ad uscire dal filo o dalla rocaglia comunque e quindi diciamo che può perdersi e crearci dei problemi. Mentre invece ho trovato così, provato a fare una lavorazione che viene fatta con le 15-0 e ci consente di non utilizzare gli anellini. Ok, come filo uso lo 0,15 Farline e come ago un 10 John James. Ok, buon tutorial. Io vi consiglio di iniziare mettendo già in posizione le Ginkgo. Prendiamo una rocaglia 11,0, la portiamo in fondo al filo e
e sarà la rocaglia, la perlina di stop, perché così evitiamo che tutto il lavoro si sfili. Penso che sia proprio necessaria questa perlina di stop. Ecco, lasciamo un pochino di filo poi per fare il nodino. Allora, dobbiamo entrare nella parte interna dell'aggingo, vedete? Questa posizione. Io le lascio così perché così si vedrà meglio. E poi entriamo nell'aggingo che si trova in quest'altra posizione. Ecco. Quindi questo sarà, adesso ve lo avvicino un pochino così vedete meglio, sarà la posizione delle ginco. Ecco qui. Portiamo in fondo al filo, ecco qui. Poi prendiamo 6 rocaglie. Eccole qui, 2, 4, 4 e 6, e ci inseriamo nell'altro foro superiore della ginco. Forse ho fatto il filo troppo lungo. Va bene, ecco, mi metterò in questa posizione per farvi vedere bene i passaggi. Mettiamo con la punta in su. E entriamo nella parte interna dell'aggingo, vedete? Da questo foro in giù. Ecco. Ed ecco che viene quello che volevamo creare, questo componente triplo. Poi prendiamo, avviciniamo così. Capite anche la ginco, tanto sono gincole, le conoscete. Allora, prendiamo una rocaglia 11, una 80 ed un'altra 11 e ci inseriamo qui nel foro della ginco dal quale noi siamo abbiamo iniziato, scusate, abbiamo iniziato il lavoro. E dobbiamo entrare, va bene, conviene fare così perché questo è un bellissimo colore, ma un po' scuro. Adesso non considerate la perlina di stop perché poi la toglieremo, quindi dovete soltanto vedere i componenti. Quindi ecco, abbiamo inserito una 11, una 8, una 11. Siamo usciti dal foro superiore della ginco. Entriamo nel foro inferiore della ginco che abbiamo più in alto, eccolo, e poi tiriamo bene e vedrete che tutto si sistema. Ecco qui. Poi entriamo fino alla terza rocaglia. Ecco qui. Questo inserimento lo dovremmo fare soltanto se inseriamo il perno, altrimenti, come vedete qui, assolutamente non serve nulla, bastano le 6 rocaglie. Ecco, ricordate che se mettete la monachella non serve l'inserimento di una 8-0. Ma serve soltanto per questo tipo di lavoro. Eccoci qui, inseriamo la 8-0 al centro delle 6 e tiriamo bene. Ecco, sì, questo dobbiamo farlo. Poi prendiamo altre 3 rocaglie,
due e tre, eccole, e ci inseriamo nel foro, quello più, diciamo, esterno della ginkgo, ecco. Ed usciamo qui al basso. Ora qui dobbiamo prestare un pochino di attenzione. Prendiamo ancora 3 rocaglie ed attraversiamo la rocaglie 11, la 8 e la 11. Vedete? E a questo punto togliamo la perlina di stop e facciamo i nodini, così siamo certi che tutto questo bel lavoro non si sfili. Ne farei ancora un altro, tanto rimangono belli nascosti, assolutamente non si vedono. Quindi andiamo, diciamo, sul sicuro. Facciamo questo nodino, poi prendiamo 3 rocaglie ancora, 1, 2 e 3, eccole, e ci inseriamo sempre nel foro più esterno della ginkgo. Vedete come copre tutto bene. Da questo punto prendiamo altre 3 rocaglie. 1, 2 e 3 e ci inseriamo nel foro, scusate, nelle 3 rocaglie che abbiamo immediatamente davanti. Purtroppo c'è la niente, devo entrare nelle prime 2 e poi nella terza. Ok. Viene questo bel abbellimento che dà quasi un'idea orientaleggiante. Difatti, farò diciamo una ricerca di un nome un po' orientale. Ok, e quindi poi entriamo nella 80. Ho fatto un filo lunghissimo, non ce n'era necessità. E poi nelle 3 laterali, ecco, tiriamo bene, e nelle altre 3 ancora laterali. E così. Vedete il modulino, il filo assolutamente coperto. Poi ci portiamo nella parte sottostante. Tiriamo bene. Dobbiamo portarci adesso sulla 8-0. Quindi 2. Usciamo dalla 8-0 e qui faremo un semplicissimo motivo a roue. Quindi prendiamo 3 rocaglie 8-0, eccole, 3-8-0 e usciamo da questa parte con il filo, rientriamo con l'ago nella parte opposta. Poi questo lo taglieremo. E poi rientriamo nella rocaglia e anche in quella di punta. Ecco, a questo punto dobbiamo mettere le ginkgo già in questa posizione perché eccole, le inseriamo già in questa posizione.
Prendiamo una rocaglia 11 e, come abbiamo fatto prima con la stop and beats, ci inseriamo in queste due ginco. Poi prendiamo sempre sei rocaglie, eccole, sono 4 e 2, 6, e questa è la posizione. Ci inseriamo nella ginco più in alto ed entriamo anche nella ginco in basso, dalla parte interna, però ecco, deve della ginco in basso, va bene, si gira, ma tanto poi non è un problema perché riusciamo assolutamente a sistemarla. Come si deve presentare il lavoro. Poi prendiamo una rocaglie 11, eccola, e rientriamo nella 8-0 che abbiamo sotto, quella del motivo a roue, quella di vertice. Prendiamo 3 rocaglie, 3 rocaglie 11 e ci inseriamo nel foro estremo, il più laterale della ginco. Poi prendiamo, forse conviene che avvicino un pochino così vedete bene. Poi prendiamo altre 3 rocaglie e ci inseriamo nelle prime 3 rocaglie delle 6 che abbiamo inserito precedentemente. Tiriamo sempre molto bene. A questo punto inseriamo una 8-0 sempre tra le rocaglie. Questo, se volete mettere una goccia, sarà diciamo la punta per inserire una goccia. E poi prendiamo altre 3 rocaglie, eccole, e ci inseriamo nella ginco, nei fori laterali della ginco. E a questo punto prendiamo 3 rocaglie, 1, 2 e 3, eccole, e ci inseriamo nella rocaglia 11 che avevamo messo insieme all'8-0 e poi attraversiamo fino, ecco, attraversiamo tutte quante le rocaglie. Ecco, entriamo dentro tutte quante queste rocaglie. Poi risaliamo fino ad arrivare alla 8-0. Diciamo che l'orecchino a questo punto è terminato, nel senso che dovrete inserire una monachella, se avete piacere di mettere una monachella, un perno e una goccia, se volete inserire una goccia. Ecco, adesso io vi farò vedere come inserire la goccia con il foro nella posizione che abbiamo visto. Ecco, arriviamo alla 8-0 e usciamo con il filo da questa parte. Ora inseriamo un po' di 15, quindi togliamo le 8 che non ci occorrono più, ne servono due soltanto per le punte, ma come ripeto, se invece volete mettere una monachella, la 8-0, a meno che non volete fare anche un anellino di stacco dal modulino, non serve. Però ecco, potete anche fare così.
Io ora in questo punto metto la goccia barocca, eccola qua. Quindi prendo una 15-0, scusate, una 15, mi inserisco nella goccia, prendo un'altra 15 e rientro nuovamente nella goccia. Quindi avremmo davanti e dietro due 15-0. A questo punto siamo nella parte esterna. Attraversiamo la 15-0. Lo spero che si veda bene. Ecco, la 15-0. Poi tireremo il filo e chiaramente non si vedrà più nulla. Poi prendiamo 3 rocaglie, 1, 2, 3, 15, 0. Noi usciamo con il filo da questa, vedete, da questa parte della rocaglia e dobbiamo entrare chiaramente nella parte opposta. Poi da questa rocaglia 8-0 prendiamo altre 3 rocaglie 15 e rientriamo nuovamente nella rocaglia, no, eccola qua, nella rocaglia che abbiamo inserito all'inizio. Viene questo motivo che sarà poi un motivo che reggerà la goccia perché lo faremo anche davanti. Poi ci portiamo dalla parte davanti della goccia, eccola. Entriamo dentro la rocaglia 15 che abbiamo messo inizialmente, prendiamo altre 3 rocaglie e ci inseriamo nella 8-0. Diviene una doppia lavorazione davanti e dietro la goccia. E lo trovo un lavoro elegante, ecco, che non fa vedere nulla e che ingloba bene la goccia lasciandogli comunque la morbidezza che è giusto che ci sia. E poi ecco, prendiamo altre 3, no, qui c'è una abusiva, una 15, una 11, no, 3, 15. E ci inseriamo nella rocaglia 15 che abbiamo messo all'inizio, ed ecco qua, chiudiamo e si formano due anellini, uno nella parte davanti e un altro nella parte retro. Vedete quanto è pulito questo tipo di lavorazione? Io, diciamo, me la sono così inventata. Questo non toglie che qualcun altro l'abbia già fatta, non mi sembra di averla mai vista. Poi ripassiamo attraverso le 3 rocaglie e dobbiamo risalire. Ecco, tiriamo bene, scusate, ho perso tutto. Poi entriamo nella 8-0, ecco perché la 8-0, perché dovremmo entrare varie volte e quindi la 8-0 ce lo consente, delle volte, specialmente le 11 della Do non ce lo consente. Poi vedete, è morbida, è flessibile ed ha un lavoro molto molto pulito. Poi dobbiamo risalire attraverso le rocaglie fino a portarci alla 8-0 dalla parte superiore e faremo poi lo stesso tipo di lavorazione anche con il perno. Poi entriamo dentro la
La 5, arriviamo fino alle 8.0, che sono le rocaglie di congiunzione dei due modulini, e chiaramente per tornare su dobbiamo assolutamente, ecco qua, attraversarle. Le toco purtroppo hanno il difetto del foro un pochino stretto. Non so se riesce anche con le Miyuki, perché con le Toco copre molto molto bene i fori, però va bene, si può provare. Non ho provato, quindi non posso dire niente. Ecco. E poi facciamo questo. Rinforziamo anche la parte con le 8.0, quella centrale tra i due modulini, vedete? Tiriamo bene e poi ci inseriamo dentro. Ecco, volevo far vedere soprattutto questo passaggio, perché poi chiaramente entriamo qui dentro nella ginco. E poi ci troviamo sull'8.0. È inutile farlo insieme perché per me è scomoda la posizione. Ci vediamo quando siamo arrivati alla 8.0 di punta. Ecco qui, abbiamo raggiunto la 8.0 di punta. Allora, prendiamo il perno, prendiamo anche una 15.0. E ci inseriamo nella parte posteriore del perno. Poi prendiamo un'altra 15.0, lasciamo un pochino morbido però il lavoro, e ci inseriamo dalla parte davanti del perno. Direi che possiamo avvicinarci così si vede bene il tipo di lavoro. Quindi lavoriamo nella parte retro dell'orecchino. Ecco, lasciamolo un pochino morbido. Entriamo dentro la 15.0 che abbiamo inserito. Prendiamo sempre tre rocaglie, una, due, tre rocaglie, e ci inseriamo nell'8.0. Stiamo lavorando sul retro. Poi prendiamo altre tre rocaglie, sempre 15, eccole, e ci inseriamo nuovamente nella rocaglie che abbiamo inserito esternamente. Eccola, dovrei avvicinare un pochino e si viene a formare una specie di V che fa da abbellimento dietro. Poi attraversiamo il foro del perno, eccolo, e ci andiamo a portare sulla 15.0 che abbiamo messo all'inizio nella parte davanti, e faremo la stessa lavorazione. Prendiamo tre rocaglie e ci inseriamo nella 8.0. Prendiamo altre, e tiriamo bene in questo caso, prendiamo altre tre rocaglie, e ci inseriamo nella 15 invece che abbiamo messo all'inizio, una da una parte e una dall'altra. Chiudiamo bene, vedete? Poi piano piano, se c'è qualche filo che si vede,
lo nascondiamo. A questo punto rientriamo nella parte posteriore per fissare bene il lavoro, eccolo, ed è una doppia lavorazione che non farà muovere e non consentirà all'anellino chiaramente di togliersi. In questo caso abbiamo utilizzato un perno con diciamo l'apertura in posizione piatta e non in posizione come dire laterale, ecco, non so spiegarmi bene. Ok, da questo punto noi conviene che ripassiamo nelle rocaglie retro e iniziamo a fare i nodini. Volendo possiamo rinforzare anche tutto questo lavoro, però lo lascerei un pochino morbido perché anche qui è bella la morbidezza del perno che deve rimanere, ecco anche lui, bello, bello morbido, vedete? Ok. Io direi adesso chiuderò chiaramente i fili lungo man mano, e farò un paio di nodini e l'orecchino è terminato. Ecco gli orecchini che chiamerò Soraya, terminati, potete farlo con monachella o goccia e perno o anche senza nessuna goccia perché l'orecchino è comunque molto carino anche senza goccia. Vedete? Molto semplice, un pochino stilizzato, orientaleggiante, a me piace senza goccia, sono sincera. Ma io amo gli orecchini non troppo vistosi. Quindi spero che questo progetto vi sia piaciuto e al prossimo che sarà, se troverò la ginkgo del colore giusto, l'orecchino e il braccialetto Soraya. Grazie per l'attenzione, un bacio a tutti e al prossimo. Ciao ciao!